Ciao a tutti ragazzi, finalmente oggi sono riuscito a uscire e farò questo breve video test per farvi vedere come lavora il GM6 in battigia. Noterete come la stabilità rispetto al 5 è migliorata notevolmente. Scusate un po' l'audio, ma ci sono anche le onde del mare che danno un po' fastidio. Comunque siamo qua in battigia col GM6, l'ho già impostato, programma beach, il booster l'ho messo a 3, il massimo è 5, il threshold è 75 che è altino per la battigia e la soglia del suono a 22. Ecco qua. Adesso faremo una piccola prova, visto che farò un po' fatica anche col cellulare, però dai, almeno vediamo come reagisce il GM6 in battigia. Metal bulgaro, nuovo partorito dalla casa Golden Mask, e adesso vediamo come si comporta in battigia questo 6. Perfetto ragazzi, io parto. E vi assicuro che il metal detector è acceso, non è spento. Quindi provate a pensare il miglioramento che ha fatto la casa GM in questo metal detector, cioè battigia, cioè posso anche spostarmi più in là, posso anche andare vicino a, cioè guardate che roba. Io oggi sto facendo la prova con la piastra da 9 pollici, il prossimo video voglio fare la prova con la nuova piastra Fighter S. Comunque ragazzi, bando alle parole, ecco qua, guardate la stabilità, è una cosa impressionante, sembra spento il metal detector. Potrei anche alzare un po' i valori. Ok dai, alzo un po' i valori. Alzo i valori del threshold, accendo un po' la luce, vedere se magari si vede un pelino meglio. Ok, andiamo nel threshold, lo alziamo un attimino, alziamo la soglia del suono e ok, e anche 80, perfetto, 80, cioè il massimo è 90 di questo metal detector. Già 80 in battigia, vi posso assicurare che è un buonissimo risultato. Allora usciamo dal menu, facciamo il nostro bel reset e poi proviamo ancora. Cioè ragazzi, anche col threshold a 80 il metal detector è stabilissimo. Cioè guardate, ed è acceso, No, perché sembra quasi morto, allora
ho voluto assicurarmi anch'io personalmente che sia acceso, perché non si sente suonare e siamo in piena battigia. Oh ragazzi, quando siete in battigia, mi raccomando, andare piano. Non avere la solita spazzolata veloce che non serve a niente. Si va pian pianino e si cerca di coprire tutto. Comunque io personalmente sono molto contento dell'acquisto che ho fatto. Già prima ero contentissimo del GM5+, il Special Edition, però diciamo che in battigia non si faceva fatica, molto fatica ad utilizzare, mentre questo qui si riesce benissimo a utilizzare anche in battigia, perché col programma Beach che hanno fatto lo ha reso molto stabile. Peccato che non c'è niente, però vi assicuro che, come ho detto prima, il GM6 è acceso. Adesso purtroppo siamo in una stagione molto inoltrata e purtroppo in spiaggia non si trovano tanti target, però comunque l'importante è aver fatto questa prova, così almeno ci rendiamo conto di come hanno lavorato su questa macchina nuova. Io sono molto soddisfatto, perché almeno così posso divertirmi anche in battigia, cosa che magari col 5, pur essendo gran bel metal detector, si fa un po' fatica, ecco. Invece con questo qua, come potete notare anche voi, in battigia è veramente stabile. Adesso questa non è la prima volta che l'ho usato in battigia e vi posso assicurare che comunque mi sono divertito tanto. Ecco qua, adesso io volevo provare, siccome adesso ho la frequenza 5 kHz, che diciamo che è quella più consigliata da fare battigia, perché rende il metal molto più stabile, voglio provare a mettere la frequenza 15 kHz. Andiamo sulla frequenza. Frequenza. Frequenza.
ecco qua, mettiamola 15 kHz. Cioè ragazzi, potete notare che anche con la 15 kHz il metal è stabile. Scusate un po' per la voce, ma sono ancora un po' raffreddato, però la voglia di uscire era tanta. Qua c'è del ferro. Adesso raggiungo la mia SenseCoop perché sto facendo il video col cellulare e ho abbandonato la mia pala. Io spero che questo video vi sia di utilità e che vi sia piaciuto. Dopo purtroppo i target è un periodo che spiaggia, però ragazzi provate sempre perché la sorpresa potrebbe venire fuori in un qualsiasi momento. Cioè veramente sto metodo detector ci si diverte in battigia. Ecco, a 15 kHz è un po' più nervosetto, però consideriamo che comunque abbiamo regolato il threshold a 80, che non è poco per fare ricerca in battigia. Eppure è stabile. Ragazzi, finalmente ho recuperato la mia SenseCoop. Io spero che il video vi sia piaciuto. Abbiamo visto che il GM6 si comporta molto bene in battigia, è molto stabile, un bel metal detector, e io adesso continuerò la mia ricerca. E un caro abbraccio, un caro saluto a tutti. E al prossimo video, la prossimo video proverò sempre il GM6 con la piastra Fighter S. Ciao ragazzi, ciao a tutti e buona cerca!